contabilità generale e contabilità analitica. Ma qual è la differenza tra le due? Proviamo a vederlo assieme. Prima di capire qual è la differenza tra la contabilità generale e la contabilità analitica, andiamo a capire che cos'è la contabilità, perché si tiene la contabilità. La contabilità non è altro che un insieme di registrazioni di alcuni accadimenti aziendali che hanno la finalità di dirci come è andata la nostra azienda, di solito in un arco temporale che può essere di un anno, ma può essere anche 6 mesi. 3 mesi, 1 mese. In sostanza la contabilità ci dice se la nostra azienda è andata bene, se abbiamo guadagnato con la nostra azienda oppure ci abbiamo perso. Quindi in sostanza se abbiamo avuto dei ricavi maggiori rispetto ai costi e quindi abbiamo guadagnato, o viceversa se abbiamo avuto dei costi maggiori ai ricavi e quindi abbiamo perso, appunto, in un arco temporale. Questa è l'informazione che ci dà la contabilità generale. Quindi la contabilità generale ci dà un'informazione di insieme, quindi tutta la nostra azienda, come è andata per esempio quest'anno, è andata bene o è andata male, ed è un'informazione che può essere più che sufficiente. Nella stragrande maggioranza delle aziende italiane è un'informazione che è importante, ma è anche più che sufficiente. In certi casi però potrebbe non essere sufficiente, perché magari ho una realtà più strutturata, per esempio perché ho più punti vendita. Quindi immagina, per farti un esempio, di avere un supermercato. La tua attività è quella di avere un supermercato. Se tu tieni la contabilità generale, avrai un'informazione generale, saprai il tuo supermercato se quest'anno è andato bene o è andato male. Ora immagina che le cose vanno bene e quindi apri un secondo supermercato, per esempio in un'altra città. Se tieni solo la contabilità generale, l'informazione quale sarà? Sarà un'informazione complessiva, come sono andati i due supermercati assieme. Per esempio, la contabilità generale ti può dire che questi due supermercati assieme hanno avuto un utile di 1 milione di euro. Come puoi capire, questa informazione potrebbe non essere più sufficiente, e allora in questo caso entra in gioco la contabilità analitica, perché ti permette questa contabilità analitica di andare più a fondo. Quindi è una contabilità che non va a sostituire la contabilità generale, ma affianca la contabilità generale. E cosa ti permette di fare? Ti permette di andare a capire come sono andate le due realtà, quindi come è andato il supermercato della città A e il supermercato della città B. Puoi capire che questa informazione ti permette di avere ulteriori informazioni aggiuntive, perché magari l'informazione che avevi prima con la contabilità generale, che aveva avuto un utile di 1 milione di euro, con la contabilità analitica vai a segmentare appunto il tuo bilancio tra i due supermercati, supermercato della città A e il supermercato della città B, e magari scoprirai che il supermercato della città A ha avuto un guadagno, un utile di 2 milioni di euro e il supermercato della città B invece ha avuto una perdita di 1 milione di euro. È ovvio che la somma del guadagno, dell'utile di 2 milioni con la perdita del milione dell'altra città fa sempre 1 milione di euro di utile, di guadagno. Però, come puoi capire, hai avuto un'informazione aggiuntiva. Quindi con la contabilità analitica tu vai a segmentare il bilancio e le informazioni che arrivano dalla contabilità generale e ti permettono di avere le informazioni per ogni area di business, per ogni centro di costo. Quindi ti permette di andare appunto a suddividere maggiormente queste informazioni che ti arrivano dalla contabilità. Se questo video ti è piaciuto, allora metti un bel like e iscriviti al canale per non perdere ogni aggiornamento. Se invece vuoi ricevere le prime 4 lezioni completamente gratuite del mio corso di contabilità, allora lascia la tua email nel link che trovi nella descrizione di questo video. Ciao, alla prossima!